La guerra è qualcosa che trasforma totalmente l'uomo, è la cosa peggiore che l'uomo sappia fare. Io sono entrato nei Marines a 17 anni e mezzo. Sono andato in Vietnam a combattere una guerra perché credevo in quella guerra. Quando sono ritornato dal Vietnam in America non siamo stati accettati. Molti di noi sono stati accolti anche malamente. Io mi sono sentito tradito dalla bandiera degli Stati Uniti, che io avrei dato la mia vita per questa bandiera. Ho sempre creduto che l'onore vale molto più della mia vita. Allora ho deciso di andare via dagli Stati Uniti. Non potevo comprare il biglietto perché non c'era il passaporto. E quale poteva essere il sistema di ritorno in Italia? Non ce n'erano molti, ce n'era uno solo. Dirottare un aereo. Volevo partire di notte perché così c'era meno gente. Sono andato all'aeroporto di Los Angeles. Arrivato lì ho controllato tutto, ho visto i voli, tutte quante le cose. Sono salito sull'aereo. E dopo 15 minuti di volo, tra Los Angeles e San Francisco, io ho aperto la mia borsa, ho tirato fuori la carabina e ho messo il caricatore, ho schiacciato il pulsante per chiamare il servizio. Siamo entrati in cabina ho detto: My name is Rafael Minichiello. I take control of this airplane. You obey my order. I don't have nothing to lose.